Con Maria preghiamo per la Chiesa, per le Chiese, perché ridestate dal torpore e dalla pigrizia, ravvivino la loro esistenza con un nuovo slancio di speranza. Preghiamo per quanto hanno responsabilità nella Chiesa, hanno bisogno della sua presenza materna per resistere e rimanere vigilanti quando incontrano scoraggiamento e fatica, per quanti lavorano con i dimenticati e gli abbandonati e se hanno bisogno della sua forza per continuare a credere negli umili gesti di amore, per quelli che sprofondano nel fallimento e nella depressione, hanno bisogno della sua pace. Per rialzarsi e trovare la capacità di affrontare gli ostacoli. Per chi lavora in ambito educativo, siano fari di luce, guide sagge e avvedute per i ragazzi e i giovani e testimoni credibili di una vita buona e bella. E infine, preghiamo Maria per noi, radunati oggi nel nome del Figlio suo, intorno all'altare per la celebrazione eucaristica. Ci aiuti a perseverare nella fede viva, nella speranza fiduciosa, nella carità operosa, nonostante le difficoltà e le delusioni, e ci renda nostri contemporanei, ai nostri contemporanei testimoni della luce che ci viene da Dio Padre, dal suo Figlio e dallo Spirito Santo, a Lui la gloria e la benedizione nei secoli. Amen.